ragazzi, bentornati sul canale. Oggi, come potete vedere, siamo in compagnia di un pacco, Cioè siamo in compagnia del buon Marco. Ciao a tutti. Che, come avete visto dalle storie su Instagram, comunque come vi ho raccontato negli scorsi video, è tornata una collaborazione con SRT Factory. Ovviamente in descrizione il link per acquistare i prodotti. Come vedete non siamo in garage, ma siamo in casa, perché ci sono 602 gradi. Oggi, come potete immaginare, andremo a spacchettare questo bel manubrio e lo andremo a montare sulla moto di Marco, parlando e spiegando anche il perché si va a cambiare un manubrio solitamente e quando conviene farlo. Perché, per chi non lo sapesse, il signore ha deciso di vedere com'era l'asfalto sul Vaillant. Esatto, da molto vicino. Sì, è fatto bene. Molto bello, comunque una bella texture. Passiamo alla pratica e andiamo a fare l'unboxing del manubrio. Dopo questo breve ma intenso unboxing, adesso procediamo con lo smontaggio dei primi pezzi, quindi andremo a smontare ovviamente le varie strumentazioni, le leve, i vari blocchetti, smontiamo ovviamente anche i contrappesi e le manopole, così possiamo procedere a ovviamente tirar giù il manubrio levando i copri riser. La moto in questione comunque del Marco è la Yamaha XZ6 del 2011, depo 25 kW. Di cui vedrete una prova sul canale un po' più avanti. In realtà le clip le abbiamo già registrate qualche mese fa, mancava solo il test ride effettivo. Comunque lo vedrete più avanti sicuramente sul canale. Procediamo. Direi che la differenza è abbastanza marcata. Oltre ovviamente a una larghezza diversa, come vedete anche la piega è un po' diversa. Questo dell'SRT è un piega media da 22 e adesso procediamo a montare il gioiellino nuovo. Come vi siete accorti, non siamo più in casa al fresco, anzi no, siamo in garage perché in casa c'era troppo fresco, logicamente, infatti queste gocce sono gocce di freddo. Cagate a parte, come vi ho detto sui social, e se non mi seguite, seguitemi subito su Lorenzo Marzo su Instagram, mi raccomando, abbiamo avuto dei problemi nel montare il manubrio, ossia mancavano i contrappesi di SRT, che comunque sono arrivati e che dopo vi faremo vedere. Detto questo, procediamo con la parte fondamentale del montaggio del manubrio nuovo, ossia, in questo caso, visto la differenza di lunghezza del manubrio, dovremo andare a allungare leggermente i cavi del gas, semplicemente riposizionandoli, e poi dovremo andare a fare i fori del manubrio, quelli che sono presenti sul manubrio originale per installare i blocchetti della strumentazione, che adesso vi farò vedere. Come vedete, sul manubrio originale sono presenti due fori, ovviamente ce n'è un altro dall'altro lato, e servono per tenere ferma la strumentazione. Quindi adesso andremo a farvi vedere come solitamente si fa. Siamo riusciti a montare il comando del gas allungando i fili. Una cosa che ovviamente tendo a precisare è che i fili non devono essere troppo tirati in nessuna delle direzioni dello sterzo, né con la sterzata destra o sinistra, perché se vi si dovesse bloccare il gas in curva sicuramente non sarà una bella situazione. Per chi avesse il XZ6, qui era presente una fascetta che noi abbiamo eliminato per ricollocare i cavi in modo da dargli un po' più di lunghezza e fare in modo che non si incastrassero, non fossero troppo tirati. Quindi nel caso sapete che da qui, bene o male, potete apportare il fino qua su all'incirca, ovviamente facendo passare sempre per il loro spazio come da fabbrica. Dopo aver fatto questo lavoro sul cavo del gas e sui fili, passiamo all'altro punto fondamentale del montaggio del manubrio, ossia fare i buchi come ho detto all'inizio. Perciò ci faremo aiutare dallo scotch di carta
e andremo a mettere lo scheletro di carta sul manubrio all'altezza dei blocchetti dove li vogliamo noi, in modo che il puntino che c'è all'interno del blocchetto andrà a imprimersi sullo scotch e sapremo precisamente dove andare a fare il foro. Perciò procediamo. Adesso procediamo con il montaggio dei pezzi, magari... Uomo, ci siamo dimenticati di una cosa, uomo. Nella maniera corretta, possibilmente. Quindi sì. Prima di mettere, ragazzi, il blocchetto e le manopole, ricordatevi che avete la frizione e lo specchietto. Sì, uomo. Dopo 18 bestemmie, 72 litri di sudore fatti e qualche madonna non, cioè, non evitabile, diciamo, finalmente abbiamo montato tutto. Mancano i contrapasi, che adesso in diretta live nazionale faremo spacchettare a Marco, perché io non sono capace. Strappa. Benissimo. Tutto. Finalmente abbiamo montato tutto, i contrapesi sono andati su. Ragazzi, i contrapesi, mi raccomando, sono dei contrapesi che funzionano ad espansione, quindi la gomma che c'è all'interno, una volta che voi andrete a stringere il contrapeso, si espanderà permettendo un grip sopra il manubrio, anzi all'interno del manubrio, rendendoli così fissi e stabili sopra il manubrio. Quante volte ho detto manubrio? Detto questo, ragazzi, adesso noi finiremo gli ultimi accorgimenti, un po' di posizioni, qualche stretta, qualche controllata di vite in quella, e poi passerò la parola a Marco, che mentre farà il suo giro e ci dirà le sue opinioni, io vi spiegherò il perché comprare un manubrio o cambiare il manubrio. Perciò piccolo taglio, ci vediamo immediatamente. Quindi siamo già online. Only you. Allora, per essere fica è fica, cioè nulla da dire. Nel frattempo che il nostro Marcolino sarà lì fuori a divertirsi e a sparare le sue solite cagate, noi intanto parliamo del perché si va a cambiare un manubrio e quando farlo. Allora, sono tre punti molto veloci che io vi voglio spiegare e che soprattutto potete trovare sul sito di SRT Factory. Vi lascio il link qua sotto per andare a vedere le guide e tutti i consigli che danno direttamente i ragazzi di SRT. Fidatevi, sono scritti veramente bene e vi spiegano molto molto bene ciò che io adesso vi andrò a riassumere brevemente. Allora, primo impatto è molto largo, ok? È molto più in alto rispetto a quello originale e mi trovo abbastanza bene, ok? Abbiamo montato in fretta, quindi bisogna regolarselo, cioè ognuno si va a regolare come vuole. Però così non mi dispiace, magari più avanti vado a fare una modifichina, però così non mi dispiace, perché quando vado a frenare riesco a scaricare tutto il mio peso sul manubrio e quindi riesco ad essere abbastanza diretto. È aumentata anche la maneggevolezza di un sacco, è molto più reattiva. Ma cioè, che fighi sono questi bilancieri verde. Vanno a riprendere questo verdino qua. Adesso mi sono tipo ripreso le palle. È molto più sportivo rispetto all'altro. L'altro era molto più semplice, molto più chiuso. Belle ste nuvole. Saluti! Saluti! Salve, salve! Bella sto paesello. Il primo dei tre punti di cui vi voglio parlare, appunto, è della agilità e del feeling sulla moto. Solitamente la prima causa, diciamo, di problemi sulla moto è non trovarsi bene, non riuscire a piegare, non riuscire a guidare bene la moto. E uno dei principali difetti, paradossalmente da quello che tutti si aspettano, è proprio il manubrio. I manubri originali spesso e volentieri non hanno la posizione di guida corretta, appunto la posizione che ci permette di guidare fluidamente, proprio perché sono fatti, diciamo, in stock o comunque cercano di essere il più economici possibili per permettere l'immagine
vari costi in fase di produzione, appunto. Andando a cambiare il manubrio, appunto come quelli di CRT, che sono più lunghi, più aperti, si andrà a avere un feeling di guida nettamente superiore, proprio perché ci permettono di sbloccare delle posizioni che i manubri originali invece non ci permettono di mantenere, ok? Quindi avendo una posizione più fluida, più aperta, più naturale, questo aumenta la facilità di guida e soprattutto il godimento, diciamo, nel guidare la moto, appunto la goduria nel piegare. Bello, mi piace, bello largo, hai molta mobilità con le spalle, con le braccia, riesci molto ad uscire, ok, mi piace veramente tanto questa cosa qua, ma comunque è veramente spettacolare, proprio una goduria fare le curve adesso, ma è una figata, lo, cioè no, questa qua te la devo far provare, ma è bellissima, cioè è un'altra moto, cazzo, è veramente un'altra moto. Yuppie! Bello, bello, gordo, bello, bello, bello. E veramente c'è un'altra moto. Cioè, ma va che spettacolo. Che poi, cioè, è bellissimo perché ti riesci a avere molto più controllo, cioè riesci a avere molto più controllo della moto, ma senza andare a gravare sul manubrio, ovvero tirandolo e spingendolo. Comunque rispetto a quello che avevo prima, anche è molto più rialzato, ovvero cioè prima il manubrio, le manopole, l'impostazione di guida sarebbe molto più bassa, ok, chiusa. Questa qua è più alto e largo ed è diverso in meglio, cioè riesco veramente a gestirla meglio la moto, riesco a dargli il peso che voglio sul manubrio, riesco a far di tutto, mi piace veramente un sacco. Passando dall'agilità e il feeling, si può andare al secondo punto, che è quello delle vibrazioni. Ovviamente la parentesi comfort è molto molto condizionata da quello che sono le vibrazioni dei manubri. Solitamente l'acciaio è un materiale che conduce vibrazioni, quindi propaga le vibrazioni, e questo ovviamente sui polsi e sulle mani è un effetto molto spiacevole. Montando invece dell'ergal, comunque dei materiali che assorbono le vibrazioni, questo comfort aumenta notevolmente. E SRT Factory dichiara che i suoi manubri riducono del 25% le vibrazioni. Abbiamo parlato di agilità, abbiamo parlato di comfort, e infine ovviamente l'unico aspetto che io lascio sempre un po' al secondo piano, ma che in realtà nessuno di noi lascia mai al secondo piano, è l'estetica. Ovviamente passare dal manubrio originale del solito color ferro, comunque colori un po' banali o materiali un po' scadenti, un po' economici, a un bel materiale in ergal spazzolato e anodizzato sicuramente ci darà anche una bella soddisfazione visiva. Questo va a gusti, quindi ci sono vari colori, vari tipi di abbinamenti che potete fare con i contrappesi e il manubrio. Non mi stancherò mai di ripetervelo, sono cose molto importanti prima ancora di andare a toccare sospensioni, freni o quant'altro, proprio perché l'impatto che abbiamo della moto, l'impatto che abbiamo dalla strada è tutto legato al manubrio. Se abbiamo un manubrio che non è fatto bene, un manubrio scadente o comunque il manubrio stock originale che ci blocca posizioni di guida che potenzialmente ci potrebbero far guidare molto molto meglio e molto più agilmente la nostra moto, noi tutto quel lavoro che andremo magari a fare su sospensioni, freni, scarico, risulta un po' stupido, perché il manubrio è la prima cosa appunto che ci permette il collegamento con la ruota e la moto per strada, è il primo impatto che abbiamo dalla moto, il primo impatto che riceviamo dalla strada. Di conseguenza, se abbiamo un problema sul manubrio e non lo andiamo a sostituire, o comunque non andiamo a concentrarci o a pensare un po' a cosa significhi cambiare il manubrio, sicuramente stiamo commettendo un gravissimo errore che, ahimè, tanti di noi motociclisti spesso sottovalutano. Ragazzi, io ripeto, qua sotto in descrizione troverete il link di SRT per acquistare i loro prodotti e soprattutto il link per leggere le loro guide, che sono molto molto belle e ben fatte. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi ringrazio anche il nostro Marcolino, e noi ci vediamo ad un prossimo video prossimamente sul canale. Perciò ciao a tutti ragazzi. Ah sì, giusto, guida motar. No vabbè. Ah niente, adesso è diventato un tenere. Ah, che bella la mia ombra. Ciao.